tutto chiaro fin qua quello che abbiamo fatto, che ho svolto io, le parti che hanno svolto i miei collaboratori. Allora, continuiamo questa chiacchierata sugli strumenti per il miglioramento della qualità. Allora, lo strumento che esamineremo oggi è la correlazione. Logicamente questo strumento si colloca a valle dell'ultimo strumento che abbiamo visto, che avete visto, che è appunto il diagramma causa-effetto. Che cosa dice il diagramma causa-effetto? Il diagramma di Ishikawa dice in sostanza che, individuato un effetto, bene, cerchiamo di rilevare, cerchiamo di individuare tutte le cause che in qualche modo influenzano quell'effetto, quindi che agiscono su quell'effetto. Ovvero, presa una caratteristica qualitativa, ad esempio, quali sono tutte le cause che in qualche modo, tutti gli aspetti, i fenomeni del processo che influenzano quella caratteristica qualitativa. Questo perché? Perché ovviamente in questo modo noi pensiamo di poter influenzare, di poter influire sulla caratteristica qualitativa e quindi migliorare quella caratteristica. In che modo? Andando a influenzare, a influire su quelle cause, su quegli aspetti del processo legati per l'appunto a questa caratteristica. La correlazione, vi dicevo, perché è legata al diagramma causa-effetto? Perché con la correlazione noi cerchiamo di capire tra quelle cause legate a quell'effetto, bene, quali sono quelle che influenzano maggiormente l'effetto? Quindi quali sono quelle cause che influenzano maggiormente quella caratteristica qualitativa? Cioè, in sostanza, significa io posso andare ad agire su questi aspetti del processo, su queste cause, che possono essere tante, che influenzano quell'effetto. Bene, ce ne saranno alcune di queste cause che ovviamente una volta aggredite che cosa faranno? Influenzeranno in maniera considerevole, quindi a fronte di anche piccole variazioni di quelle cause io vedrò grandi variazioni e quindi grandi miglioramenti per quanto riguarda l'effetto. Ce ne sono altre che invece una volta aggredite incideranno poco sull'effetto e quindi sulla caratteristica qualitativa. Questo equivale a dire bene, esistono cause che sono legate all'effetto, che sono maggiormente correlate all'effetto, e cause che sono correlate meno rispetto all'effetto che sto considerando. Quindi la correlazione. Allora, parlando di correlazione, appunto vi dicevo, parleremo innanzitutto di diagramma di correlazione. Allora, che cos'è un diagramma di correlazione? Un diagramma di correlazione, di fatto, è un diagramma con il quale possiamo capire l'esistenza o meno di un legame, di una correlazione più o meno forte tra due grandezze in esame. Come vi dicevo anche prima, le due grandezze in esame, ovvero la causa e l'effetto, possono essere diverse. Solitamente noi considereremo una caratteristica qualitativa e ovviamente un fattore che influenza quella caratteristica qualitativa. Ma posso in teoria anche verificare l'esistenza di una correlazione tra due caratteristiche qualitative che possono appunto risultare correlate tra di loro, o
il rapporto, la correlazione che c'è tra due fattori che entrambi influenzano una determinata caratteristica qualitativa. Esempi quindi pertanto di correlazione, no? Per cui vogliamo vedere se esiste o meno questo legame. Per esempio, velocità di un tornio e la dimensione di un pezzo, per esempio, esiste un legame e quindi la dimensione del pezzo viene influenzata dalla velocità del tornio, oppure peso specifico di una sostanza e concentrazione di una sostanza all'interno, ovviamente in questo per esempio in questo liquido, in questa soluzione, o allungamento dei filati e umidità, tenore di umidità nei filati stessi, lunghezza dei pezzi e velocità di taglio. Ho scritto una serie di cose così. È chiaro che in certi casi la correlazione per la conoscenza che abbiamo del fenomeno possiamo già dire ok, la correlazione già c'è. Altre volte logicamente è un po' meno evidente, un po' meno chiara, e quindi è chiaro che ricorriamo a strumenti di questo tipo per capire la correlazione. Quindi, ripeto, è la necessità di capire il legame esistente tra due grandezze, o tra una grandezza qualitativa e ovviamente un determinato fattore, e quindi conseguentemente ci fa capire l'esistenza della correlazione su quale di questi fattori ovviamente agire e intervenire per modificare quella caratteristica. Solitamente che cosa si fa per costruire un diagramma di correlazione? Allora, come al solito, si considera un campione di dati. Solitamente, siccome abbiamo un diagramma, quindi un diagramma di correlazione, in sostanza due nel piano, quindi immaginiamo ovviamente di riportare sugli assi X ed Y, quindi immaginate caratteristica qualitativa e per esempio fattore che la influenza, o due fattori qualsiasi. Quindi, stando nel piano, ho bisogno di un campione costituito da coppie di valori, così da avere i valori di X e Y, e quindi immagino di prendere un campione di dati costituito da coppie di valori X e Y, numerosità, diciamo almeno 30 coppie di valori. Presi questi coppie di valori, sempre utilizzando le logiche che abbiamo visto per il campionamento. Fatto questo, presi queste 30 coppie di valori, che cosa faccio? Riporto ovviamente questi dati, questi 30 valori, queste 30 coppie di valori nel piano. Ovviamente riporto in corrispondenza di ogni valore di x il valore della y in sostanza che cosa avrò? Avrò una serie di punti, così come vedremo tra poco, ciascuno di questi punti rappresentativo, come vi dicevo, di quella coppia di valori, ad esempio x con 1 ed y con 1. Nel caso in cui dovesse ripetersi quel valore, e quindi nel campionamento effettuato dovesse ripetersi il valore della x e della y, che può logicamente capitare, si rappresenta il ripetersi del dato della coppia di dati con un cerchietto che ovviamente circonda il pallino nero rappresentativo della coppia di dati, o nel caso di tre dati coincidenti, quindi con un cerchietto di questo tipo.
Dopodiché andiamo ovviamente ad esaminare questa disposizione di punti nel piano e cerchiamo ovviamente di capire dall'analisi visiva di questo diagramma, cerchiamo di capire, di desumere l'esistenza o meno della correlazione. Ovviamente il diagramma va completato come al solito con tutte le informazioni del caso, ovvero con tutte le informazioni relative a colui che ha effettuato il rilievo, quando è stato effettuato, lo scopo dell'analisi, il periodo di rilevazione, il reparto per esempio a cui si riferisce, a cui ci riferiamo nell'analisi appunto che abbiamo effettuato. Allora, cerchiamo di capire da un punto di vista pratico poi questo in che cosa si traduce. Allora, avevo appunto preparato un esempio e l'esempio è questo. Dunque, ho immaginato una macchina dunque questa macchina svolge una determinata lavorazione. Bene, voglio verificare l'esistenza di una correlazione, ovvero l'esistenza di un legame tra la velocità del trasportatore, che appunto è un elemento di questa macchina, e la lunghezza del pezzo tagliato. Quindi è chiaro che la caratteristica qualitativa che noi stiamo considerando, che cos'è? L'output è logicamente la lunghezza del pezzo tagliato. Vogliamo verificare l'esistenza o meno di una correlazione con che cosa? Con la causa, cioè con la velocità del trasportatore. Allora, la velocità del trasportatore viene appunto misurata in centimetri al secondo e questa colonna con quest'altra colonna rappresenta ovviamente i valori di velocità del trasportatore rilevato, in corrispondenza della quale sono stati rilevati questi valori di lunghezza che si trovano invece nella terza colonna e nella sesta colonna. Le coppie di valori, di dati che sono stati ricavati, sono invece questi che leggete. Quindi sono stati presi 50 coppie di valori, quindi complessivamente sono stati rilevati 100 dati per l'appunto le coppie sono queste contrassegnate con i numeri che vanno da 25 a 50. Questi sono i valori. A questo punto che cosa ci aspettiamo di dover fare? Di dover riportare su di un diagramma XY, dove ovviamente poi stabilisco ad esempio di mettere la causa sull'asse delle X, quindi velocità del trasportatore, e per esempio l'effetto sull'asse delle Y, e quindi in un diagramma del tipo di quello che ho fatto alla lavagna, che cosa faccio? Riporto i 50 punti rappresentativi ovviamente dei valori che sono stati rilevati. Che cosa esce fuori? Allora, il diagramma che esce fuori è un diagramma di questo tipo. Sono i 50 punti che sono stati appunto per l'appunto ricavati e rappresentati appunto nel piano. Come faccio a capire visivamente se c'è una correlazione? Ovviamente la correlazione in senso stretto, quindi il legame stretto che io ho tra due grandezze x ed y, questa relazione ce l'ho quando? Quando ovviamente per esempio c'è un legame di proporzionalità diretto o inverso tra le due grandezze, e quindi quando di fatto il legame tra queste due grandezze è riconducibile ad una retta di determinata pendenza, giusto? Allora in quel caso c'è una proporzionalità e quindi c'è un legame molto forte. Se i punti si distribuiscono, sono distribuiti nel piano, questa nuvola di punti, e in qualche modo questa nuvola ricorda, è riconducibile ad una retta o si approssima ad una retta
E quindi diciamo questa distribuzione di punti è tale che logicamente, pur non essendo disposti lungo una retta, ma sono tali che quindi la dispersione risulta essere minima. Questi punti, ad esempio, sono disposti, diciamo per esempio, in questo modo. Bene, allora con un diagramma di correlazione io posso, così da una prima analisi del diagramma, dire la correlazione c'è, quindi c'è un legame, e ovviamente il legame come può essere? I punti disposti in questo modo, diciamo che approssimano quella che è una retta di questo tipo, il coefficiente angolare di questa retta è positivo, e quindi che cosa significa? Che in questo caso per punti disposti in questo modo la correlazione risulta essere positiva. In sostanza significa che se il valore della x aumenta o diminuisce, in corrispondenza anche la y aumenta o diminuisce. Ovviamente se sono disposti i punti in maniera opposta, quindi secondo una retta che ha questa pendenza e quindi caratterizzata da un coefficiente angolare negativo, allora la correlazione esiste, è una correlazione negativa, e quindi di fatto si dice che cosa? Che all'aumentare della x in questo caso diminuisce il valore della y, o al contrario al diminuire della x aumenta il valore della y. E questo è importante perché capite bene che se voglio, andando a controllare, a variare il valore di un fattore, di una causa, che è correlato ovviamente all'effetto, alla caratteristica qualitativa, io per effetto della correlazione so che cosa, come lo devo far variare, cioè se voglio migliorare, aumentare il valore della y, non ridurre il valore della y, so ovviamente anche x come deve cambiare. Bene, diagramma di correlazione e ovviamente quindi interpretazione di questo diagramma. Dicevo, nella interpretazione di questi diagrammi, io ovviamente, questa è una situazione ottimale in cui ho dei punti che ovviamente seguono, sono caratterizzati da una certa tendenza. Solitamente io cerco di evitare situazioni del genere, quindi con punti isolati. Solitamente la presenza di questi punti isolati è sintomatica di errori o da parte dell'operatore, quindi di misurazione o e di trascrizione dei dati rilevati, o per esempio sono fenomeni che si manifestano nel caso in cui si cambino procedure di analisi o nel caso in cui si verifichino altre anomalie. Come appunto vi dicevo, devo verificare quindi visivamente l'esistenza o meno della correlazione. Una ovviamente correlazione, vi ho già detto, può essere positiva o negativa, ma ovviamente posso avere anche assenza di correlazione, o appunto, come solitamente si dice, una correlazione probabilmente positiva o una correlazione probabilmente negativa. È chiaro che l'esistenza di una correlazione probabilmente positiva o probabilmente negativa, diciamo che è un pochettino più difficile da individuare e si presta forse di più ad interpretazioni soggettive del diagramma, così che ovviamente questo ha reso necessario la introduzione di un altro parametro, la definizione di un coefficiente, che è il coefficiente di correlazione, che consente invece di determinare in maniera assoluta, cioè in maniera
precisa l'esistenza o meno della correlazione. Comunque ci arriveremo tra poco. Allora, nel caso di correlazione positiva, quindi situazione di questo tipo, significa punti che sono concentrati e distribuiti lungo una retta di pendenza positiva, e quindi significa, come già vi ho detto prima, che all'aumentare della x aumenta anche la y e viceversa, al diminuire del valore della x diminuisce anche il valore della y. Correlazione probabilmente positiva, dicevo, è una nube di punti un po' più dispersa, ma comunque caratterizzati questi punti da una tendenza positiva. È probabilmente positiva perché? Perché di fatto all'aumentare della x, la y tende ad aumentare, cioè quindi non c'è un legame forte, quindi, e che molto probabilmente tende ad aumentare anche la y. Ovviamente, come vi dicevo, posso avere una correlazione negativa e una correlazione probabilmente negativa. La correlazione negativa, come appunto vi dicevo prima, i punti distribuiti secondo una retta di pendenza negativa, per cui all'aumentare della x diminuisce il valore di y e viceversa, al diminuire della x aumenta il valore di y. Correlazione probabilmente negativa significa invece che all'aumentare della x, la y tende probabilmente a diminuire e viceversa. In questi diagrammi che vi ho mostrato, qui sopra leggete questo R, N ovviamente il numero di dati, questo R che leggete è quel coefficiente di correlazione che però ancora non ho introdotto, ma leggete comunque qui un valore 0,9, qui un valore 0,6, ancora meno 0,9, meno 0,6 nel caso di correlazione probabilmente negativa. Assenza di correlazione invece significa situazioni di questo tipo in cui i punti sono sparati nel piano, quindi non hanno una tendenza particolare. Vedete come sono distribuiti, e quindi che cosa significa? Che di fatto io non posso stabilire con precisione all'aumentare di una grandezza della x l'altra che fine fa, siccome non so ovviamente come varia l'una al variare dell'altra, non posso assolutamente dire nulla sulla esistenza o meno di correlazione, e quindi dico molto semplicemente che non esiste nessuna correlazione. Dicevo, questa è una interpretazione del diagramma che richiede ovviamente prendere delle coppie di valori di x e y, rappresentare il diagramma e interpretare, come vi dicevo, appunto il diagramma. Esistono però degli altri metodi. Di fatto in letteratura si legge che i metodi che appunto possono essere utilizzati per verificare l'esistenza o meno della correlazione tra due grandezze sono il metodo della determinazione, appunto, che consiste nella determinazione del coefficiente di correlazione, il metodo cosiddetto del sign test, il test del segno, e poi un grafico di probabilità binomiale. Di questi tre metodi mi soffermo ovviamente sul metodo del segno, del sign test, e il metodo del coefficiente di correlazione, mentre nulla vi dico sul grafico di probabilità binomiale, che devo dire che è molto meno utilizzato e ci interessa molto di meno. Ve lo riporto soltanto per vostra conoscenza, sappiate che esiste anche quest'altro metodo. Allora, vediamo allora innanzitutto il primo, il calcolo del coefficiente di correlazione, e cerchiamo di capire che cos'è questo coefficiente di correlazione e come viene definito.
Allora, il coefficiente di correlazione R, chiamatelo ovviamente come volete, ma coefficiente di correlazione solitamente si ritrova come valore, il valore R mi è dato, viene fornito dunque da un rapporto, cioè rapporto tra una grandezza che appunto si indica essere xy, tra poco vedremo subito che cos'è, appunto indica la covarianza tra le due grandezze x ed y, e al denominatore la radice quadrata di che cosa? Di s s di x x per s di y y, che invece rappresentano la varianza di x e la varianza di y. Quindi R è il rapporto, come leggete, tra la covarianza di x ed y, quindi s di xy, e al denominatore la radice quadrata del prodotto delle varianze s di xx, s di yy. Che valori può assumere R? R può assumere valori compresi tra meno 1 e 1, quindi al massimo può assumere valore 1, come minimo valore meno 1. Ovviamente il valore 1, ovvero R uguale a 1, si ha quando la correlazione è molto forte, e ovviamente R uguale a 1 significa di fatto x uguale a y, e quindi significa i punti disposti secondo una retta. R uguale meno 1 invece significa correlazione fortemente negativa, x uguale a meno y, e quindi disposti secondo una retta dipendenza negativa. Solitamente però, nel caso appunto di caratteristica qualitativa e grandezza che la influenza, abbiamo sempre a che fare con valori del coefficiente di correlazione solitamente minore di 1 e maggiore di meno 1. Dunque, che cosa possiamo dire a proposito di questo termine? Dunque, qualcosa di più su questi due termini, anzi su questi tre termini, la covarianza, la varianza calcolata rispetto ad x e rispetto ad y. Allora, in particolare, la varianza che vedete appunto al denominatore rappresenta, quindi è chiaro che nel nostro caso abbiamo un numero finito di coppie di punti, quindi un numero finito di valori di x e di y, no? Quindi abbiamo che cosa? Dovendo calcolare la varianza e la covarianza, avremo ovviamente una sommatoria di che cosa? La sommatoria sono gli scostamenti rispetto al valore medio, quindi la varianza è lo scostamento degli x con i rispetto all'x medio elevato al quadrato, e la varianza per y è la sommatoria degli scostamenti della y con i rispetto all'y medio al quadrato. Vi mostro poi subito la slide con le relazioni. La covarianza invece rappresenta che cosa? Siccome è una covarianza di x e y, quindi io considero contemporaneamente la sommatoria degli scostamenti degli x con i rispetto all'x medio e degli y con i rispetto all'y medio. Ovviamente, mentre prima nella varianza io li consideravo al quadrato, siccome adesso considero contemporaneamente la x e la y, scostamenti rispetto al valore medio, non li considero al quadrato, ma ne considero invece il prodotto. Prodotto degli scostamenti x con i meno x medio per y con i meno y medio. Allora,
Ecco, questo è quello che vi dicevo. Nel caso della covarianza, quindi ho la sommatoria, come vi dicevo appunto, degli scostamenti, degli x con i, ovviamente chi sono questi x con i? Nel caso in cui io prendo 30 coppie di valori, gli x con i sono ovviamente 30, quindi ho sommatoria di x con i meno x medio, che invece è il valore medio di quei 30 valori, questi x con i, con i che varia in questo caso da 1 a 30, per, ripeto, gli scostamenti degli y con i meno gli y medio. Nel caso della varianza, invece, siccome considero soltanto gli scostamenti degli x con i rispetto agli x medi, li considero questi scostamenti al quadrato, quindi x con i meno x medi al quadrato, e y con i meno y medi al quadrato. Bene, queste sono le relazioni che solitamente, quelle di partenza da cui si parte appunto per determinare la varianza e la covarianza. Bene, si dimostra che queste relazioni, varianza e covarianza, possono però essere espresse in un modo diverso, e in modo che appunto in questa forma, che vedremo subito, che appunto è una forma un po' più comoda, cioè anche nel calcolo di coefficienti di correlazione e quindi calcolo della varianza e della covarianza, può risultare comodo ricordarsi queste relazioni piuttosto che le prime. Perché in questo modo ovviamente, dunque, ripeto, può risultare per l'appunto più comodo, cioè non, qui per esempio, per capirci, vedete, non considero il valore medio, ma devo fare soltanto una sommatoria degli x con i e una sommatoria degli y con i al quadrato. Comunque, utilizzare questa relazione, la prima o la seconda, è perfettamente equivalente. Io vi dico comunque anche qual è l'altra relazione. Nel caso della varianza di xx, dove appunto vi ricordo era una sommatoria degli x con i meno x medio al quadrato, allora nel caso della varianza di x avrò una sommatoria degli x con i al quadrato meno una sommatoria degli x con i al quadrato, quindi parentesi al quadrato, su n. Quindi si tratta semplicemente, sono diverse ovviamente, cioè questa devo considerare gli x con i al quadrato e farne la sommatoria, questa invece fare la somma di tutti gli x con i, elevare al quadrato e dividere per n. Analogamente per la y ho dunque la varianza della yy è, come vi dicevo prima, sommatoria degli y con i meno y medio al quadrato, e si dimostra essere uguale a che cosa? Alla sommatoria degli y con i al quadrato, quindi questa volta considero gli y con i, le elevo al quadrato e ne faccio la somma, meno la sommatoria degli y con i elevato al quadrato, quindi una volta che ho fatto la somma lo elevo al quadrato e divido per n. Per la covarianza è un misto, diciamo, delle due, visto che praticamente non posso considerare i quadrati perché ho x ed y, e quindi il primo termine, qui avevo sommatorio x con i al quadrato, qui sommatorio y con i al quadrato, qui invece ho sommatorio x con i, y con i, e ovviamente a questo devo sottrarre la sommatoria di x con i per la sommatoria di y con i su n. Vabbè, queste sono, ripeto, le formule, le due possibili espressioni della varianza e della covarianza per x e per y. A questo punto ovviamente abbiamo tutti gli elementi per poter calcolare x ed y, quindi varianza e covarianza, e quindi calcolare il valore di R. Bene, allora, se il valore di R è un valore compreso solitamente tra maggiore di 0,6
fino ovviamente a 0,9, poi oltre ovviamente è evidente perché abbiamo praticamente quasi una retta, oppure tra meno 0,6 e meno 0,9, allora si parla di correlazione positiva. Valori intorno allo 0,6 in positivo e in negativo sono invece valori di correlazione probabilmente positivo o negativa, valori invece prossimi allo 0 di R ci dicono invece che non c'è correlazione. Ok, allora voglio soltanto mostrarvi un esercizio e poi vi faccio riposare. Allora, immaginiamo una situazione di questo tipo. Allora, sono riportati in tabella i licenziamenti, quindi come vedete un esempio che non necessariamente deve essere di tipo relativo ovviamente ad un processo di produzione. In questo caso io ho licenziamenti presso un'azienda negli ultimi mesi e le domande di richiesta di lavoro inoltrate a un ufficio Pinco Pallo cerca lavoro, verificare l'esistenza di una correlazione determinando il valore del coefficiente R. Ora, al di là di quello che ho scritto, ovviamente mi interessava soltanto farvi capire come viene utilizzato il metodo, in particolare il coefficiente di correlazione. Allora, qui abbiamo dunque i valori dei licenziamenti e i valori delle domande presso l'ufficio cerca lavoro. Dunque la tabella è diciamo forse poco leggibile perché ho cercato di mettere tutti i valori in questa pagina, ma in effetti ho qui sopra due righe di licenziamenti e due righe di domande, quindi è chiaro che dovrei a questo associare questo valore, a quest'altro valore associare quest'altro valore di domanda e così via. Allora, possiamo procedere, come abbiamo detto, per due strade, ovvero al momento le uniche che conosciamo sono rappresento il tutto su un diagramma, rappresento le coppie di punti e vedo ovviamente come si distribuisce questa nuvola di punti. L'altra soluzione è determinare il coefficiente di correlazione, verificare il valore del coefficiente di correlazione. Allora, prima cosa, per determinare il coefficiente di correlazione, abbiamo detto devo determinare la covarianza di x ed y e le varianze di x ed y moltiplicarle ed estrarre la radice quadrata. Nel nostro caso, quindi, questo è il valore di R e questo ovviamente è il foglio di calcolo che io avevo provato a realizzare con Excel e che mi aveva consentito logicamente di calcolare i vari valori. Allora, nel nostro caso, dunque senza soffermarmi in particolar modo perché tanto è un esercizio abbastanza banale, allora cominciamo col vedere l'S di XY. Per l'S di XY io devo ovviamente considerare, abbiamo detto, la relazione, quella iniziale, mi dà la sommatoria degli x con i meno x medio, y con i meno y medio, ovvero sommatoria degli x con i, y con i, meno sommatoria di x con i per la sommatoria di y con i su n. Allora, questa è appunto la relazione che vi ho detto poc'anzi, quindi sommatoria x con i per y con i, sommatoria degli x con i per la sommatoria degli y con i su n, e quindi la sommatoria degli x con i, y con i, quindi devo considerare x con i prodotti x con y con i, considerarne la sommatoria, e quindi è 51.825. Dopo devo considerare quel rapporto, sommatoria degli x con i, allora gli x con i sono questi, la sommatoria è 470 sommatoria degli y con i è quest'altro valore, 2130. Considerare il prodotto e dividere per le coppie di punti, che sono 24 nell'esempio considerato.
il valore che esce fuori è questo, quindi S di XY, è 10.112,5. Allora, devo poi calcolare ovviamente il denominatore, cioè S di XX ed S di YY. Significa sommatoria degli X con I meno gli X medi al quadrato, cioè sommatoria degli X con I al quadrato meno sommatoria di, degli X con I, il tutto al quadrato, diviso su N. Analogo ragionamento per la varianza di Y. E quindi nel caso di X, sommatoria di X con I al quadrato, la colonna degli X al quadrato è questo, quindi 18.900, eccolo qua, e poi sommatoria degli X con I, che sono invece questi, elevato al quadrato, quindi devo fare 470 al quadrato, diviso 24, e la varianza di X è S di XX è 96.695,8. Discorso analogo per la varianza della Y, ovvero sommatoria degli Y con I meno Y medio al quadrato, cioè sommatoria Y con I al quadrato meno sommatoria di Y con I tutto al quadrato su N. Mi calcolo ovviamente allora gli Y al quadrato, sommatoria al quadrato 20.206.350, sommatoria degli Y con I, sommatoria di Y con I è questo, 2130 al quadrato diviso 24, esce fuori, se i calcoli sono fatti bene, dunque S di YY è 17.312,5. Da qui ovviamente mi calcolo il valore di R, che ovviamente sarà covarianza, quindi 10.112,5 diviso la radice quadrata di varianza di X per varianza di Y, quindi 9.695,8 per 17.312,5. E questo ovviamente, fatti i calcoli, mi dà un valore di R che è 0,78. 0,78 ovviamente, secondo quello che abbiamo detto, è una correlazione positiva. Quindi significa in sostanza che esiste una correlazione positiva tra queste due grandezze. Allora, tenete presente che ovviamente nella pratica io molte volte mi trovo a dover verificare l'esistenza tra due grandezze che io non conosco, cioè due grandezze che non so bene effettivamente se hanno o meno questo legame, se c'è quindi questa correlazione, no? Due grandezze a me completamente sconosciute, e quindi se non ho esperienza, se non ho pratica, se non ho conoscenza di quello che è il fenomeno e ovviamente che sto analizzando, io non lo posso sapere se c'è la correlazione. Ovviamente pensare di rappresentare graficamente il tutto può essere sì conveniente, ma proprio fino a un certo punto. E quindi il fatto di considerare un indicatore, un coefficiente di correlazione, effettivamente è la strada migliore, è la strada più semplice. Questo, ripeto, è un coefficiente di correlazione R, e quindi il significato appunto che R ha nel processo di miglioramento quindi della qualità.